La giostra di Requercia. Vermi al sugo. Bene, puntualissimo. Aspettavo con una certa ansia questi rintocchi. Dove andrà il mio piccolo suddito di città laggiù? Si sarà perso nel bosco, mi chiedevo? E invece no. Eccoti qui. Ma lo sai che ogni pescedì della settimana... Come dici? Ah, sì. A città laggiù di te, venerdì. Dunque, ogni venerdì ci incontreremo per far funzionare insieme un oggetto magico, straordinario, divertentissimo. Guarda. Questo oggetto è stato costruito per me e per te dalla fata Zarina. Sai a cosa serve questa giostra magica? A ritornare indietro nel tempo. Ci permette di scorrazzare tra le mille avventure, intrighi, imprese accadute qui, al Fantabosco. Come? Mettiti comodo. Ti mostro come funziona. In un biglietto ho scritto una parola. Cibo. Lo so, sono un po' goloso. Si inserisce il biglietto in una fessura. Appoggio il mio sigillo in un posto segreto. E dico la formula. Gira per gioco, giostra dei giorni. Giro per giro, quel giorno ritorni. Chissà quale giorno del tempo passato ci porterà. Chissà che novità ci sono, sentiamo subito il gufo notiziario. Vi abbiamo appena gufato il gufo notiziario. Troppo tardi. E ora il vostro amico Radio Gufo vi guferà la ricetta del giorno. Oggi il piatto che vi propongo è... pasta al sugo! Pasta al sugo? Questa pasta? Fammi vedere più da vicino. Sicuro! Quella è proprio pasta. Sono vermicelli ottimi con il sugo di pomodoro. Pasta da mangiare? Ma è vero quello che dice Radio Gufo, che questa è roba da mangiare? Come? Tu ne mangi un piatto al giorno ed è deliziosa? No! Troppo divertente! Devo saperne assolutamente di più, eh! Forse è tutto scritto qui, su questo libro che mi hanno regalato acquistando la pasta. Tu lo sai come si fa la pasta che mangi ogni giorno? È scritto tutto qui, su questo libro che mi hanno regalato. Guarda! Si comincia dal contadino che nei mesi primaverili semina il grano. Poi il grano mietuto nei mesi estivi viene portato al mulino. Ecco qua. Nel mulino viene macinato fine fine e diventa farina. Se è di grano tenero serve per fare il pane. Se è di grano duro serve per fare la pasta. La farina viene poi portata nei pastifici piccoli e grandi, dove si unisce all'acqua ed alle uova e diventa pasta. Questo tipo di pasta si chiama pasta fresca. Sono tagliatelle, pappardelle, sfoglia per lasagne e di solito la fanno ogni giorno in piccoli negozi. Quella che vedi in pacchetto nei supermercati è la pasta che viene fatta dai grandi pastifici. Loro ne fanno tantissima per tutto il mondo. E per essere mangiata va cucinata nell'acqua con del sale grosso, facendo molta attenzione al tempo di cottura. Molto interessante. Tonio! Tonio Partonio! Ci sei? Bravo! E dovresti servire a questa indaffaratissima strega una scivolizia super
con lingue di rana, crude naturalmente. Ma perché tu e Lupo Lucio non vi aprite un bel chiosco tutto per voi? Sangue di drago, frullato di maialino, lingue di rana. No, no, lingue di rana, né cotte né crude. Oh. A proposito, come mai sei indaffaratissima? Perché stasera do una cena. Già, una cena orribilmente chic. Oh, pensa, Tonio, verranno da me le più alte personalità del mio giro. Ci saranno Mago Basilisco, Strega Biscina, la famosa fattucchiera Tarantolo e le sorelle Iguanodonte. Ma ci pensi? Una compagnia davvero invidiabile. Già. E cosa preparerai per cena? Oh, e qui viene il bello. Stasera voglio superare me stessa con un piatto degno di tanta compagnia. Vermi al sugo di fango! Vermi al sugo di fango? Ma almeno li cuoci i vermi? Ma certo che sì! Nel sugo di fango, no? I vermi crudi e vivi si servono soltanto per aperitivo. Oh, ma si vede che non frequenti bene tu. Comunque, ora devo andare, devo riempire questo secchio di vermoni grossi, succulenti, viscidi, rosa. Va bene, ho capito, non ti sprecare in descrizioni. Buona caccia. Grazie, Tonio. E se per caso avanzasse qualcosa della mia sublime cena, te ne porterò un assaggino. Ciao, Tonio! No, nel senso, non ti preoccupare, non ti disturbare. Ma figurati se io ho voglia di assaggiare questa schifezza. Ma qui da me si mangiano solo cose buonissime, come questa pasta, almeno spero. Vermuncolo! Oh, eccone un altro! Oh, come sei bello grasso! Vieni qua! Verme! Vermuncolo! Oh, eccone un altro! Che squisitezza! Sì! Verme! Vermuncolo! Oh, su, vieni fuori, fai un bel sorriso a zia Salamandra. Oh, tu non sai quanto è buono il sugo di fango. Verme, vediamo. Sì, ne ho raccolti un bel po'. Già, i miei ospiti avranno il loro piatto assicurato. Sì. Aggiungerò, vediamo, un po' di fango in più e poi, un po' di polvere di ragnatela. Già, e poi, sì, moscerini fritti. La mia cena sarà un successone. Con tutto questo cerca e parla e cerca, mi è venuta una sete che, andrò al pozzo a bere una bella sorsata d'acqua fresca. E voi aspettatemi qui, tesorucci, io torno subito. Eccomi qua, il posto ideale per pescare. Ehi, voi ci siete? Ho una storellina che fa al caso vostro.
A bagno se ne sta per tutto l'anno, ma non marcisce né patisce danno. Chi è? Sì! Bravissimi! Il pesce come voi! Bene, e visto che siete così in gamba, anche se di gambe non ne avete nemmeno una, adesso venite qui, vicini, più vicini, che facciamo un bellissimo gioco. Ah, il gioco della pesca al pesce più grosso! Oh, via! Hopla! E la 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 la! E rarararara! E rarararara! E venite qua! Su! Non capisco! Qui veramente non si vede una conchiglia bucata! Boh, vabbè, vuol dire che vi offrirò una squisita merenda! Sì, un pezzo di questo pane secco che mi sono portato dietro! Sono vermi! Grossi, rosa, viscidi al punto giusto! Che schifo! E fanno proprio al caso mio, sì! Adesso io li rovescio nell'acqua e voglio proprio vedere se questo laghetto non diventa in 2 secondi il luogo più pescoso del Fantabosco! Ecco, allora, basta contare fino a 3, 1, 2 e 3. Pesci, pesci, venite a me, a me, a me. Tu, essere disgustosamente chiassoso e ridanciano, che cosa mi hai fatto dei miei vermi? Erano tuoi quei 2 o 3 vermetti secchini. Erano almeno 7 pigliantetti di vermi grossi, lunghi, rosa e viscidi come nessuno aveva mai raccolto! E tu? Tu li hai buttati nell'acqua per la tua sciocca pesca! Quei vermi dovevano essere il piatto forte di una cena che avrei dato stasera! Già, una cena elegantissima, come neanche al castello se ne vedono! Quei vermi? Sì, signore! Vermi al sugo di fango! E adesso tu! Tu! Oh, ma questo è il minimo che ti meriti! Vermi viscidi, vermi rosa, ora saltate senza posa! Niente pesce, niente esca, ora di rane vattene a pesca! Io ho seguito attentamente le istruzioni del libro e così ho preparato un sugo di pomodoro per condimento. Rovinata! Sono rovinata! Diventerò lo cimbello di tutta la compagnia! Oh, Tonio! Quel buffone da strapazzo ha preso tutti i miei vermi e li ha gettati nell'acqua! Voleva pescare lui! Oh, io sono rovinata! Mamma Folletta, che succede? Vermi! Vermi al sugo! Vermi al sugo di... Al sugo di? Beh... Vermi! Al sugo di... Al sugo di sangue di mosche! Sangue di mosche! Antonio, 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 ma tu non sei un folletto, tu sei un diavolaccio! Presto, fammi assaggiare, presto, presto! Certo, strega salamandra, vedrai, potrai dormire tra 2 guanciali, perché la tua cena è salva,
Ecco qua. Dimmi un po', come sono. Orribilmente divini. Terribilmente appetitosi. Ma dico, ma Antonio Cartonio, ma dove li hai trovati tutti quegli schifosissimi vermi? Ah, vermi al sugo di sangue di mosche. Vuoi assaggiare una forchettata? Io? No, dico, scusami, ma hai mica lasciato il cervello a casa o forse l'hai mandato a fare una passeggiata, vermi? No, questi non sono vermi. Si chiama pasta ed è fatta con acqua e farina. E questo non è sangue di mosche, ma è sugo di pomodoro, è una cosa buonissima. E dai, con quel che hai combinato, strega salamandra, il minimo che puoi fare è stare al gioco. Allora, Jolly Cembalo, non li vuoi assaggiare questi vermi al sugo di sangue di mosche? Sì, sì, li assaggio volentieri, ma solo se strega salamandra mi perdona. Sei perdonato, mangia. Non ho mai gustato dei vermi così succulenti. Siamo sicuri, eh? Oh, Jolly Cembalo, guarda. Li mangio anch'io! Ma dimmi, Tonio, come si chiamano questi tipi di vermi? Vermi celli. Poi ci sono i vermi bucatini, i vermi farfalle, i vermi spaghetti, i vermi pappardelle. Insomma, per dirla in una parola sola, questa famiglia di vermi si chiama pasta. Sapete cosa vi dico? No. D'ora in poi, mai più senza pasta al sangue di mosca. Ci puoi giurare. Mai mangiato così bene! Già, neanche quella volta che mi fecero gustare le code di biscia sotto salamoia. Già. Ti prego, strega salamandra! Sono sulla digestione, ma... I vermi sono finiti! Antonio, come farò per stasera? Niente paura! Ecco qua! Altri vermi secchi per te. Antonio, demonio d'un folletto! Ma dimmi, come hai fatto a procurarti così tanti vermi secchi? Beh, non ci pensare adesso. Vai, segui le istruzioni all'interno del pacchetto e buona cena, vedrai, farai un figurone. Grazie, Antonio! Com'erano le rane? Indigeste? Antonio Cartonio, ti prego, dimmi che ti è rimasto ancora un pacco di pasta. Vorrei tanto portarla a corte e farla assaggiare a Requercia. Ne sarà sicuramente entusiasta e io sarò promosso, sarò beneamato, sarò... Uffa, non importa quello che sarò, l'importante è che farò anche un figurone. Ecco qua, vermicelli anche per te. Ma siamo sicuri? Ci pigna Jolly Cembalo, ma non hai ancora capito? Si chiamano vermicelli, ma sono pasta. Parola bucata di folletto. La pasta. Più lo mangi è più difficile dir basta. Grazie, ciao folletto. Pasta. Beh, meno male che ho comprato altri tipi di pasta. Sì, strega salamandra farà una bella figura. Jolly Cembalo, un figurone a corte. E a me è rimasta ancora voglia di pasta. Ho costruito questo bellissimo acquario. Sai come ho fatto a farlo? Ho preso una scatola trasparente di plastica e ho disegnato su un cartoncino azzurro il fondale, disegnando delle onde e delle bollicine. E poi, sempre sul cartoncino, ho disegnato e ritagliato delle sagomine di pesci
una piovra, un cavalluccio marino e qui sul fondale, in fondo alla scatola, ho messo un po' di sabbia e le nostre conchiglie di pasta colorate. E poi guarda, guarda questa macchinina. Sai come l'ho realizzata? Ho preso il tubo di cartone che rimane alla fine quando non c'è più carta igienica e l'ho disegnato tutto, l'ho colorato, poi ho attaccato degli stuzzicadenti e agli stuzzicadenti ho inserito queste ruotine di pasta colorandole prima. E guarda un po', guarda questo volo di farfalle bellissimo, sono tutte farfalline di pasta colorate attaccate a questo rametto con dei fili trasparenti di nylon, bellissimo, da appendere alla porta della cameretta. E per finire ho costruito anche questa bellissima collana fatta sempre con la pasta, con le ruotine di pasta e le penne di pasta colorate. Bella, vero? E chissà quante altre cose si possono fare con la pasta. Beh, adesso sai cosa ti dico? Mi è venuta voglia di prepararmi un bel piatto di linguine al pesto. Ho letto la ricetta qui sul libro della pasta e adesso vado a casa a cucinarmela, sperando che nessuna strega o nessun buffone venga a disturbarmi. Ah, sul libro c'è anche una bellissima filastrocca. Ora te la leggo. Senti un po'. Acqua chiara, bianca farina, per una semplice e buona cucina. Pasta che ride, piatto che canta, balla forchetta, il sapore ti incanta. Mangio la pasta, la mangi te, si lecca i baffi, persino il re. Sì, secondo me, a quest'ora Requercia si sta leccando i baffi dopo aver assaggiato la pasta. E allora, buona pasta a te, a me, al re e d'ora in avanti mai più senza pasta. Ciao, ci vediamo qui la prossima volta. Ciao, ciao, ciao.